Resta Passepartout BLV con Gasparello Verde 4-12, il contro favorito. Poi sotto la doppia cifra anche Oro Bianco Star 4, Sincera F10 e Tutto Mattos 11, che però adesso è andato in doppia cifra. Ma il gioco è ancora aperto, tutto è pronto, si va in partenza. Settima corsa di Palermo, si chiude il pomeriggio con un doppio chilometro per anziani a reclamare, in 11 al via, favori al gioco per il numero 3 Tullio Gif. Si va al momento dello stacco, stacco che vede una buona partenza del numero 5 Tuscolo MN, uno degli outsider della corsa, di fuori il 6 di Passepartout BLV, mentre è partito molto forte dalla seconda fila Tutto Mattos, che prova a prendere posto in coda, glielo impedisce Snapper Starlight, a seguire il 3 di Tullio Gif, partito abbastanza bene per le sue caratteristiche, ed il 4 di Oro Bianco Star, che si trova in seconda corsia in scia a Tutto Mattos. In avanti dunque Passepartout BLV, sul quale punta deciso Giuseppe Porzio con Tutto Mattos, e riesce a sfondare in circa 500 metri. Dietro Tutto Mattos si è fatto avanti anche Oro Bianco Star, che adesso punta ad affiancare il capofila, dietro i due sempre appostato Passepartout BLV, poi Tuscolo, Nappe Starlight e Tullio Griff. Ci avviciniamo alla fine della seconda piegata con Oro Bianco Star, che insiste e insiste decisamente su Tutto Mattos, che prova a resistere, però adesso sembra che dia via libera Giuseppe Porci, e così è. Infatti siamo curiosi di vedere questo primo chilometro, che è sembrato molto molto sostenuto per la categoria. E beh, io ho 1,13 e 3 per il primo chilometro, incredibile ma vero, un primo chilometro da prima categoria, si è andati fortissimo. Sarà dura per i cavalli davanti resistere fino in fondo, ma anche gli altri probabilmente accuseranno la fatica. Oro Bianco Star, il grigio guidato da Alessio, Antonino Pecoraro Junior, ha preso vantaggio, ma è adesso il 7 di Satori Run che viene avanti, se non abbiamo visto male. Ci avviciniamo ai 500 finali con Oro Bianco Star in avanti, il 7 Satori Run, un outsider, cavallo che paga 140 contro uno che viene avanti. È una corsa che sta avendo un risultato sin qui davvero imprevedibile. Dietro i due c'è Passepartout BLV, mentre gli altri stentano a farsi avanti. Tullio Griff non trova spazio e prova adesso a venire, ma è brutto di camminata, è stanco. Passepartout BLV restano avanti, Oro Bianco Star e Satori Room, si profila una trio senza vincitori, questa è la mia impressione. E vediamo Oro Bianco che se la porta fino a casa, è stanco, all'esterno viene avanti il numero 10 di Sincera F, ma il palo è là e viene a vincere Oro Bianco Star nei confronti di Sincera F, mentre resta terzo l'estremo outsider Satori Room. Beh, una corsa davvero incredibile. Alla fine qualcosa meno di 1,17 per il vincitore, meritevole. Oro Bianco Star, quota di 5,86, Antonino Pecoraro Junior in sediolo per il cavallo allenato da Luciano Uggenti, con i colori del signor Rosario Vaccaro. Se non abbiamo visto male, dunque alle piazze il 10 Sincera F e l'estremo outsider Satori Run 7, quindi in numeri 4, 10, 7 l'ordine d'arrivo da confermare della settima ed ultima corsa di Palermo. Pietro Di Salvo e Francesco Sirchia vi salutano, e dalla favorita è tutto.